Stanno per arrivare, eccoli, guardate che getto di fuoco dal becco della papera. Ok, salve a tutti, sono Spigiochi, benvenuti in Planet Coaster. Ma questo non è un episodio qualsiasi, non è un video qualsiasi, perché in questo simulatore di parchi divertimento, gente, ho creato il parco del nostro canale, che mi piacerebbe arricchire piano piano di attrazioni che ricordano le serie che facciamo e che affrontiamo ogni giorno. E per ora, ovviamente, ho dedicato una piccola chicca alla Paperella Gay, ma non voglio mostrarvi troppo, forse avete già visto qualcosa. Diamo un'occhiata al contorno del parco e poi passeremo al piattoforte. Per realizzare tutta questa bella roba ci ho messo un bel po', ovviamente mi sono aiutato anche col workshop, ma voi in cambio non dimenticate di farmi sapere se questa cosa vi piace, suggeritemi altre attrazioni da realizzare le prossime volte, ovviamente ispirate a serie o cose del canale. La parte centrale del parco è veramente stupenda, qui ci sono tutti i negozi in cui i nostri visitatori potranno comprare tutto ciò che serve loro durante la visita al nostro parco. Quindi ci sono negozi, ci sono ristoranti, ci sono un sacco di cose, ma non è questa ovviamente la parte principale. La vera anima del parco sono le attrazioni, che ora andremo a vedere insieme. Ci sono di più e meno importanti attrazioni che ho realizzato per dopo arrivare all'ottovolante definitivo. Per cominciare ho deciso di realizzare una zona infestata attraverso cui i nostri visitatori dovranno per forza passare per raggiungere il resto del parco. Ed è qualcosa di wow, ho messo la nebbia, ho messo la strega che gira nella sua casa. Ci sono ovviamente gli spazzacamino che vanno in giro senza fare nulla perché li paga un tozzo di pane. Queste sono altre storie. Ho realizzato dunque un parco molto vario, ma vorrei che le attrazioni principali ovviamente fossero dedicate al canale. Questa è la ragione per cui queste attrazioni sono soltanto di atmosfera, come ad esempio anche quest'altra, ma quelle principali saranno la Paperella Gay o chissà che altro mi suggerirete nei commenti. Infatti, per mettere varietà, ho inserito anche questa sorta di carosello veneziano su una piccola Venezia. Non è stato facile creare questa cosa. Lasciate un bel mi piace anche per lo sforzo di Espi nel fare queste cose. Ovviamente, alcune di queste cose le ho trovate sul workshop, dato che Planet Coaster in certe cose è limitato. E a parte questa piccola Venezia, ho voluto sparare al massimo la varietà con questo bel Millennium Falcon preso dritto dritto da Star Wars e piazzato qui in mezzo, quindi le persone possono girare intorno, osservarlo. E qui dietro abbiamo dei bagni, sì, ho messo dei bagni nel buio che portano verso la morte vicino al Millennium Falcon, mi pare la locazione migliore per posizionarli. E qui c'è un chiosco che vende mucche, no, in realtà penso che venda latte e frappè, ma chi se ne frega, l'ho piazzato qui con la povera signorina che è costretta a stare lì 24 ore su 24 a sniffarsi il tubo di scappamento del Millennium Falcon. Ma non dite queste cose che poi si offende. Passando invece al giorno, c'è un'altra parte del parco che balza subito all'occhio, questo bel mulino ad acqua che ho posizionato sulla costa. Ovviamente tutte queste cose sono formate a tante parti più piccole, tutte messe insieme, e una bella barca ormeggiata lì, quindi diciamo un piccolo tassello in un parco che spero diverrà sempre più bello. E oltre ovviamente alla rima che ho fatto senza volere, c'è questa bella taverna in cui i nostri ospiti vengono inondati di piaceri, cibo e soprattutto oche che spruzzano acqua. No, non so perché, ma già sono capitate queste oche e ci stanno direi a pennello, spruzzano ovunque esattamente quello che ci serve. Qui invece c'è una piccola viuzza incantata quasi che conduce a tutti i chioschi più fighi e cool del nostro parco divertimenti. Ovviamente tutta questa cosa potrebbe essere tranquillamente espansa sulla base delle idee che mi suggerirete voi. Infatti ci sono delle parti di parco che sono ancora in costruzione e in attesa di un'idea con cui svilupparle. Nel frattempo io ho già fatto le cose più tecniche, ho disposto negozi, chioschi, eccetera, eccetera, in modo da soddisfare i bisogni animali dei nostri visitatori, che percorreranno queste strade, si ciberanno come macachi e poi vomiteranno tutto sull'ottovolante della Paperella Gay. Oh sì, potete giurarci. Mio Dio, ma gli do la droga a questi da quanto sono felici di lavorare. Ma cosa sta tirando la coca a tega? Ma cosa sta facendo? Ma signorina, si calmi, non la pago abbastanza per essere così allegra e felice.
dice: dannazione, mi mette in imbarazzo. E questo è il misterioso tunnel che conduce all'attrazione principale di oggi, il ottovolante della paperella gay. E queste sono i due paperi, o le due paperi in generale, che sono in una posizione un pochino hot, ok? Non si sa bene cosa stiano facendo, stanno semplicemente dormendo l'una appoggiata all'altra, e nel frattempo fumano, perché ovviamente ci serve sempre la sigarettina alla fine. Quindi questa è una piccola scultura che avvisa i visitatori di ciò che li aspetta, una grossissima inchiappetta, volevo dire un grandissimo divertimento e una sigarettina finale. Quindi questa è tutta la fila bella bella lunga, perché appunto le cose lunghe vanno di moda in questo bel parco della paperella gay, cioè del nostro canale, ma oggi parliamo della paperella gay. E questa coda si conclude qui alla fine, quando finalmente i visitatori possono saltare sui vagoni del nostro ottovolante, su cui salteremo presto anche noi, per vedere cosa c'è in paradiso, dato che moriranno sicuramente dopo una corsa del genere. Gente, io ho realizzato questa cosa senza considerare che potrebbero esserci delle persone deboli di cuore o cose del genere che vanno su questa cosa. Non avevo mai provato Planet Coaster, quindi ho fatto la cosa più pazza e malata che possiate immaginarvi. Ho provato tutto in questo ottovolante, quindi ovviamente non è che sia proprio il massimo, e magari questi sono pochi fra i temerari che vorranno salire su questa cosa, perché oh, guardate cosa non è. Oh yes, allontanate un pochino la telecamera così potete godervi di più la pazzia di questo mostruoso ottovolante della paperella gay, perché appunto non ci può essere pace per chi ha il coraggio di salire su questa cosa. Mamma mia, e qui c'è una bella curva parabolica che non avete visto perché siamo entrati nella papera gigante, di cui non volevo parlarvi ma ormai ve l'ho detto. E ora finalmente facciamo il nostro ingresso attraverso l'ano della papera e usciamo attraverso la bocca con una bella fiammata. Non so se avete appena capito cosa è successo, ma siamo passati attraverso quella fottuta papera. Ma ora lasciate che vi illustri con questa voce da documentario le notevoli proprietà della paperella, che forse già vi piace. Ma forse voi non avete notato che questa bellezza è stata realizzata palla dopo palla. Infatti è una paperella gay costruita con le palle. Le ho piazzate personalmente una ad una, e questo è il risultato finale, che è ancora più bello da questa angolazione rispetto a quella di prima. E qui dietro c'è una bella sorpresina che ora vi mostrerò subito al prossimo passaggio dei nostri cari visitatori, che sicuramente non si sono pentiti di essere saliti su questa meraviglia della tecnologia. E ora che passano, un piccolo incidentino è successo, ma vi assicuro che è soltanto fango, non pensate male, non pensate male. Ma ora prestate bene attenzione al piatto forte, guardate cosa succede. Acceleriamo un pochino le cose, altrimenti moriamo, invecchiamo nel frattempo. Cosa succede all'uscita? Le fiammate dell'inferno. Come avete visto già prima, è qualcosa di... Se solo la paperella gay potesse vedere questa cosa, si commuoverebbe, spruzzerebbe dappertutto. Quindi gente, questo era Planet Coaster, spero vi sia piaciuto. Non dimenticate di spingere questa sera, andare avanti se lo volete, con un bel mi piace, ma soprattutto suggerendomi altre cose da fare, dato che voglio portare soltanto e unicamente attrazioni super fighe e con un significato magari per il canale, come ad esempio la paperella gay. Alla prossima, ciao ciao.